Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi faremo uno dei transfert ragazzi più belli che ho portato sul canale per i PG Femmina. Faremo una quindicina di outfit ragazzi, è una cosa assurda. Vi faccio vedere qualcosina raga, guardate che bomba. Quindi una volta che come requisiti abbiamo un po' di spiccioli per comprare gli outfit su secondo PG e abbiamo scelto il completo, ragazzi, sul primo che terremo perché perderemo tutti gli altri. E poi abbiamo messo tra i preferiti l'attività merge e abbiamo un amico che ci darà una mano in seguito poi per l'attività merge. Possiamo iniziare e andiamo alla gestione dei personaggi o a cambia personaggio se giocate da hold. Il glitch, raga, va su tutte e due le piattaforme, sia su One, sia su Serie X, sia su PS4, sia su PS5. Quindi una volta che siamo qua, raga, cosa dobbiamo fare? Se avete il secondo PG, dovete cancellarlo perché il glitch funziona solo al momento che andremo a creare il secondo personaggio. Come ben vedete, raga, io già possedevo il secondo PG. Quindi cosa ho fatto? L'ho cancellato, raga, e poi l'ho ricreato. Mi raccomando, create il secondo PG maschio perché stiamo facendo gli outfit sul primo che ovviamente è femmina. Quindi questo glitch va solo per il PG femmina, ragazzi. Una volta che l'abbiamo cancellato e ricreato, raga, potremmo andarcene in una sessione online. Una volta spawnati, raga, controlliamo sempre che ci dà il negozio di vestiti. E quando siamo sicuri che ci dà il negozio di vestiti e magari vi siete messi in una sessione inviti così non vi rompe le palle nessuno, possiamo iniziare con gli outfit. Allora, io partirei subito da questo, raga, dal primo. Quindi lo chiameremo poi Rosa 1. Questo ci porterà i Jokers rosa, ragazzi. Questo i tan, questi i Jokers bianchi, questo i viola e questi i blu. Allora, per ogni Jokers, diciamo, raga, ci sarà una coppia di outfit. Ed è molto semplice questo merge. Praticamente sono tutti doppioni uguali. Partiamo dal primo, raga, che vi spiego. Andiamo su giacche di pelle e mettiamo la numero 50. Una volta che abbiamo messo la giacca di pelle numero 50 con pelliccia leopardata, andiamo a cercarci le camicie da business, ragazzi. E una volta che abbiamo cercato le camicie da business, andremo a mettere la numero, ragazzi, 34. Una volta che abbiamo messo la camicia a righe oceano 34 a business, raga, andiamo a metterci i pantaloncini. Quindi andiamo su pantaloncini e andremo a mettere i numeri 41, raga. Questo porterà il Jokers rosa. A questo punto andiamo dalle scarpette e mettiamo le scarpette sneakers, raga. E una volta che mettiamo quelle rosa, abbiamo praticamente fatto l'outfit. Andremo solo a aggiungere i guanti, che come al solito sono sempre gli stessi, i tattici bosco chiaro, raga. Una volta che abbiamo messo i guanti tattici bosco chiaro, lo andiamo a salvare rosa 1, raga. È fondamentale. A questo punto, una volta che abbiamo fatto ciò, facciamo il secondo outfit del Jokers rosa. Mi raccomando, raga, perché è semplicemente la stessa cosa cambiando solo la maglia. Quindi andiamo su canotte e mettiamo questa canotta qua a righe gialla numero 22 e salviamo l'outfit come rosa 2, ragazzi. Adesso cosa facciamo? È semplicissimo. Ci riselezioniamo, raga, rosa 1, ok, che è quello con la camicia, e andremo a cambiarci solo la parte bassa. Quindi andiamo dai pantaloncini e andremo a cambiarci i pantaloncini, raga. Niente di più semplice. Sarà sempre così, cambieremo solo la parte bassa. Quindi andiamo su pantaloncini e mettiamo il numero 36, boxer tan a righe. Una volta messi questi, raga, torniamo indietro e andiamo a salvare l'outfit e lo salviamo come bianco 1. Quindi cosa facciamo adesso, raga? Torniamo indietro, ci selezioniamo rosa 2 e andremo a cambiarci i pantaloncini, raga. Quindi torniamo su pantaloncini e una volta che siamo su pantaloncini andiamo a mettere i 36 e andiamo a salvare l'outfit bianco 2, raga.
è semplice, quindi andiamo avanti. Una volta che abbiamo fatto ciò, ci riselezioniamo rosa 1, comunque sia il primo outfit, ragazzi. Dopodiché andiamo nei pantaloncini e ci andiamo a mettere il numero 37. A questo punto, come prima, lo salviamo, raga, e andremo a salvarlo in questa maniera. Lo chiamiamo Tan 1, perché porterà i Joker Stan. A questo punto torniamo indietro, ci mettiamo il secondo outfit, ragazzi, che sarà quello con la canottiera, e andiamo a cambiarci i pantaloncini. E a questo punto cosa andiamo a mettere? Sempre questi, il numero 37, perché ogni outfit, ragazzi, ha bisogno della coppia di outfit sul secondo PG. Quindi a questo punto lo salviamo Tan 2. Andiamo, ci selezioniamo, raga, il primo outfit di nuovo. E a questo punto torniamo indietro e andiamo a metterci i pantaloncini numero 39, raga. Una volta salvati i pantaloncini numero 39 e li chiamiamo Blu 1, possiamo andare a fare Blu 2. Blu 2 è uguale al solito secondo outfit, ragazzi, questo con la canottiera, e quindi andiamo solo a cambiarci i pantaloncini. Andremo a metterci i pantaloncini numero 39. A questo punto salviamo questo outfit e lo chiamiamo Blu 2. Adesso andiamo a fare l'ultima coppia di outfit, raga. Quindi ci riselezioniamo il primo outfit, quello con la camicia, raga. Una volta selezionato, andiamo sui pantaloncini e andiamo a mettere i pantaloncini numero, ragazzi, 42. Questi porteranno i Jokers viola. Quindi a questo punto salviamo come viola 1. E una volta fatto ciò, ci selezioniamo, raga, il secondo outfit. Andiamo a metterci i pantaloncini, questi grigi, numero 42, mi pare. Ora andiamo a vedere. E lo salveremo come viola 2. Quindi, pantaloncini, numero 42. E lo salviamo, raga, come viola 2. Come ben vedete, sono sempre i soliti due outfit, ragazzi. Cambiano solo i pantaloncini per ogni coppia. A questo punto cambiate l'ultimo outfit, raga, fate un salvataggio e vi uccidete dal menu interazione. A questo punto, quando ci saremo uccisi dal menu interazione, saremo spawnati in free mode, niente di più semplice, start online. Creatore o creatore Rockstar, ragazzi, se siete su Next Gen. Vi ricordo che funziona su entrambe le piattaforme, su entrambe le versioni di gioco. Cambia solo una piccola parte che vi spiegherò più avanti. Una volta che siamo spawnati al creatore, raga, come al solito, come tutti i transfert, andremo a creare la solita gara stunt. E vi velocizzo il tutto. Come al solito mettete una posizione a caso, un checkpoint a caso, un giro, raga. Fate una foto a caso, basta che fate il più veloce possibile, perché tanto è una cavolata, raga. Valato iete, semplice, è guidato. E una volta approvata la gara vi darà questa allerta. Accettiamo questa allerta, ragazzi. Dopodiché ci rimanderà al menu creatore. Appena spawniamo nel menu creatore dovremmo aprire il nostro menu di pausa, raga, e andare alla selezione del personaggio o gestisci personaggio se siamo su One o su PS4. Quindi online, ragazzi, seleziona personaggio o gestisci personaggio. Una volta che saremo spawnati alla selezione dei personaggi, avremo il primo femmina e il secondo maschio, che è quello dove abbiamo gli outfit. Noi dovremo andare, raga, a cancellare il secondo PG, quindi quello di destra, quindi quello maschio. E vi ricordo che la femmina deve nascere sul primo slot, se no il glitch non funziona. Allora, cosa facciamo? Una volta freccia destra, ragazzi, clicchiamo X o quadrato per cancellare il personaggio e poi ascoltatevi bene. Chi gioca da One o PS4, quindi, ragazzi, con la vecchia versione di gioco, dovrà cliccare B o cerchio per andare in storia. Chi invece gioca da Next Gen, quindi PS5 e Xbox Series,
Con la nuova versione di gioco, ragazzi, non avrà qua in basso a destra premi bio cerchio per andare in storia, ma va premi bio cerchio per andare alla home. E se voi fate bio cerchio, rompete tutto. Quindi cosa dobbiamo fare? Vi fate mandare un invito da un amico che sta in mira differente e lo accettate. E quando accetterete quell'invito, vi manderà in storia. Una volta, raga, che siamo tutti quanti in storia, sia chi è da old, sia chi è da next, cosa facciamo? Semplicemente start online, sessione solo inviti, raga. E adesso, ragazzi, dovete salvarvi subito subito, veloce veloce, subito subito, l'outfit con cui siete spawnati, perché se no lo perdete se switchate gli outfit dal menu interazione. Quindi andiamo qua e lo salviamo nel penultimo slot, così non ci dà fastidio, raga. Una volta che l'abbiamo salvato nel penultimo slot, potremmo iniziare a tirar fuori tutti gli outfit che vogliamo, ragazzi. Perché ne possiamo fare veramente tanti. Io ne ho fatti circa 6, 5, 6, una cosa del genere, raga. Poi mi sono fermato perché non avevo più posti. Dovevo solo andare a scegliere cosa eliminare di merge per continuare a metterci completi. Ma raga, possiamo mettere 18, 16, 17 outfit. È una cosa assurda. Quindi iniziamo con il glitch, raga, e vi faccio vedere con cosa partire per tirare fuori una serie di outfit Tron, busto Tron, ragazzi, e Joker sotto abbinati. Quindi potremmo fare rosa con busto Tron rosa, viola Joker con busto viola Tron, possiamo fare il bianco bianco e possiamo fare anche il blu col blu. Tutto Tron, ragazzi, è una bomba. Ci potremmo mettere anche o le spalline o addirittura la cintura. Quello sta a voi e scegliete voi. Quindi iniziamo. Andiamo dal bancone e interagiamoci, ragazzi. A quel punto andiamo a cercare la tuta da scia mortale rosa. Una volta che abbiamo trovato la tuta da scia mortale rosa, raga, semplicemente la selezioniamo e andiamo ad avviare l'attività merge. Come ho detto all'inizio video, la trovate qua sotto in descrizione, raga, sia per Play che per Xbox. A questo punto fate entrare il vostro amico che vi ho detto che vi serviva, che vi deve dare una mano. E cosa dobbiamo fare? Quando siamo in questa schermata, raga, dobbiamo switchare a destra. Come ben vedete, si abbinerà il Jokers quando arriviamo a rosa 2 con il Tron rosa. Una volta che siamo su questo slot, facciamo pronto e selezioniamo tutto. Una volta spawnati nell'attività, cosa facciamo? Semplicemente dobbiamo andarci a salvare l'outfit. Dove lo salviamo l'outfit, ragazzi? Chi ha profilo basso andrà a salvarlo da Ammunition. Chi ha, ragazzi, invece l'affare G andrà nell'appartamento o al CEO. Quindi salvate, raga, salvate negli ultimi slot, chiamatelo Tron rosa o come vi pare piace. A questo punto potete anche quittare l'attività, quindi aprite il telefono AXA o X quadrato X se giocate da PS, raga. Quindi a questo punto, una volta spawnati, cosa facciamo? Andiamo dal negozio di vestiti o da Ammunition e andiamo a selezionarci la tuta da scienziato pazzo, ragazzi. Una volta che ci siamo messi la tuta, come al solito, andiamo da un cannocchiale o nell'appartamento o in spiaggia. Quindi corriamo verso il cannocchiale, schiacciamo freccia destra, teniamo premuto il menu interazione, se ci fa l'animazione non ci siamo buggati. Quindi ci riproviamo, corro, tengo premuto freccia destra, tengo premuto il menu interazione, raga, e a questo punto non fa l'animazione. Mi vado a selezionare l'outfit che stiamo creando, raga, e ci metterà la maschera appena ci allontaniamo dal raggio d'azione del telescopio. A questo punto andiamo a salvarci l'outfit. Io vado qua dal negozio di maschere che è abbastanza vicino. Dopodiché, raga, lo andiamo a salvare nel primo slot o nell'ultimo slot. Io userò l'ultimo slot oggi, ragazzi. Quindi a questo punto lo salvo e lo chiamo test, così sappiamo che sta nell'ultimo slot, ragazzi. A questo punto, una volta salvato l'outfit chiamato test nell'ultimo slot, cosa andiamo a fare?
Start online, avvia attività create da Rockstar, ragazzi. Missioni, un lavoro del Cates. No, scherzo, un lavoro da Titano. A questo punto, una volta avviato il lavoro da Titano, semplicemente accettiamo tutto e spawniamo dentro l'attività. Quando spawneremo, raga, avremo il cappuccio, questo nero, ed è normale. Cosa dobbiamo fare? Siccome non dovrebbe darci questo cappuccio, ma l'outfit è rotto, quindi ci dà il cappuccio, semplicemente, raga, dovete chiudere il gioco. Ascoltate Savix, chiudete il gioco e riavviate. Fringuelli, intanto avviso che domenica ci sarà un altro evento abbonati dove regalerò auto, soldi, colpi e faremo delle attività assieme, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta spawnati, raga, niente di più semplice, facciamo start online, avvia attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da Titano e andiamo ad avviare un lavoro da Titano. Una volta spawnati all'interno, come potete vedere, finalmente non avremo il cappuccio, ma avremo la maschera buggata senza la camicia. Quindi, raga, in questa maniera abbiamo fatto un merge per passare la cintura o le spalline sull'outfit. Andiamo a salvarlo nell'ultimo slot, perché come ben sapete, per fare il merge del cinturone nell'attività bisogna che sta sempre nel primo slot, raga. Quindi una volta salvato e l'abbiamo chiamato test e l'abbiamo messo nell'ultimo slot, possiamo pure quittare l'attività, ragazzi. Quindi una volta arrivati, cosa facciamo, raga? Dobbiamo scegliere se metterci o la cintura, e la cintura la potete prendere dai completi del colpo a casino, raga, ovunque. C'è tipo questo, quello della guardia carceraria, ce n'è tanti altri, c'è quello con la radiolina, c'è quello con lo straccetto. Vedete voi un po' cosa metterci. Siccome io su questo account non ho neanche fatto un colpo al casino e non penso mai lo farò, raga, cosa cavolo faccio? Mi vado a mettere le spalline. Vado su completi da gara aerea, ragazzi, e mi vado a mettere le spalline. Guardate che bomba, sono veramente belle le spalline di questa categoria. Se siete su next gen, raga, andate dall'autoraduno e vi mettete quelle di AU, che sono ancora più belle, raga. Quindi siccome stiamo facendo Rosa Tron, io consiglierei di usare questo. Metterà queste spalline con la cintura nera, ragazzi. Se invece voi non piacciono le spalline, potete metterci la cintura che volete. Quindi una volta selezionato l'outfit da cui prendere o la cintura o le spalline, andiamo ad avviare, raga, l'attività merge. Attività, via attività, preferite, missioni o basso profilo o l'affare G. Chi usa l'affare G, raga, come al solito già lo sa, deve andare nell'appartamento o dal CEO. Chi usa il basso profilo può andare direttamente da Munition. Mettete sempre completi salvati nell'attività, se no mergiate una ciolla. E una volta che siete nella selezione dell'outfit, cosa dobbiamo fare? Semplicemente dobbiamo cliccare una volta a sinistra, visto che abbiamo messo l'outfit nell'ultimo slot, e ci metterà l'outfit buggato. Noi lo selezioniamo, ragazzi, e una volta che lo selezioniamo possiamo pure avviare l'attività. Una volta che siamo spawnati all'interno dell'attività, niente di più semplice, apriamo il nostro telefono e quittiamo AXA per Xbox o X quadrato X per PS, raga. Una volta che siamo arrivati in free mod, diventiamo membri o del CEO o dell'MC, è uguale, ragazzi, e poi andiamo all'interno di un qualsiasi veicolo, l'importante è che sia una macchina. Andiamo sull'organizzazione e andiamo sullo stile dell'organizzazione o dell'MC o del CEO, lo mettiamo, raga, e lo togliamo dentro il veicolo. E quando scenderemo e sbadabam, raga, avremmo messo le spalline sul Tron. Guardate che bomba. Se non volete mettere le spalline, potete mettere anche la cintura. Quindi a questo punto, raga, andate e ve lo salvate. Adesso, raga, vi spiego una cosa. Non serve che vi faccio vedere come recuperare tutti gli altri, perché di solito nei merge, raga, cancelliamo slot, bisogna fare determinate cose, per ogni outfit c'è una cosa differente. No, per questo è tutto uguale, raga. Quindi ve lo rispiego velocemente a voce. Semplicemente cosa facciamo?
scegliamo l'outfit con cui entrare nell'attività merge, scorriamo per scegliere quale jokers vogliamo recuperare e andiamo sempre sul secondo outfit, quello col numero 2. A quel punto salviamo poi l'outfit nell'attività. Una volta salvato l'outfit nell'attività, cosa facciamo? Usciamo dall'attività, raga, ci andiamo a buggare con la tuta da scienziato pazzo. Ci andiamo a mettere, come al solito, la maschera e salviamo l'outfit. Una volta salvato l'outfit con la maschera, raga, avviamo il titano. Si buggerà, quindi andremo a chiudere il gioco. Riavviamo il gioco, rientriamo nel titano e avremo fatto il completo mergiato per passare la cintura o le spalline. Andremo nell'attività merge, raga, e ci metteremo la cintura alle spalline. A quel punto usciamo dall'attività merge, switchiamo con il veicolo tramite il CEO o l'MC, raga, e abbiamo l'outfit e lo salviamo. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, abbonatevi se volete supportarmi alla grandissima. E alla prossima. Sbada bam.